Oggi è un'iniziativa del nostro settore molto importante, perché oggi trattiamo insieme al Collegio dei Geometri, Architetti e Ingegneri la materia degli appalti pubblici. Come tutti sanno, c'è il nuovo codice degli appalti, il nuovo codice degli appalti andrà in vigore dal 1° luglio, per cui noi ci siamo prefissati di fare un tour di incontri con non solo gli ordini professionali, ma anche con progettisti, professionisti, amministratori, funzionari pubblici, dove insieme cerchiamo di formarci e informare come bisogna operare con il nuovo codice degli appalti, onde evitare contenziosi, male applicazione, magari qualche interpretazione anche sbagliata. Noi purtroppo abbiamo un'attività che è molto complessa, per cui abbiamo bisogno di regole certe, abbiamo bisogno di chiarezza, per cui onde evitare i famosi contenziosi, onde evitare i famosi ricorsi per quanto riguarda le gare d'appalto che verranno espletate, è giusto che noi ci facciamo una formazione in merito a questo nuovo codice degli appalti, dove andremo a chiarire come stanno le cose. Nella nostra provincia, come nel tutto il Lazio, noi ci siamo attivati con l'OREP e con ANCE Lazio a monitorare proprio come sta andando il PNRR. Il PNRR sta andando, non è che non sta andando, la cosa non è proprio malvagia, tanto che noi rileviamo tramite la nostra cassa edile un aumento di massa salari che quest'anno, il primo semestre, rispetto all'anno precedente, già è in aumento di circa 6 milioni di euro. Questo prevede che la nostra cassa edile a fine anno potrebbe arrivare a 90 milioni di euro. Questo è un bel incremento se pensiamo che nel 2015 siamo partiti da 45 milioni di euro. Quindi questo è positivo, è dettato tutto sia dal 110 che dal PNRR. Però purtroppo noi abbiamo, attraverso le nostre indagini, abbiamo delle cose che riscontriamo che non sono perfettamente diciamo regolari, io dico personalmente regolari perché io sto assistendo a delle gare d'appalto, ad esempio, che vengono espletate con già un ribasso di circa meno 10, meno 15, addirittura meno 20. Tanto è vero che i nostri uffici si sono attivati circa 10 giorni fa a fare un ricorso all'ANAC per una gara d'appalto che prevedeva un prezzario addirittura del 2012. Questo è inaccettabile e quindi non è possibile che noi possiamo assistere a queste cose, perché così danneggiamo non solo il nostro lavoro, non danneggiamo il territorio tutto, perché non possiamo lavorare facendo da fare da banca alle nostre imprese, perché altrimenti noi falliamo e falliamo di crediti. Questo non possiamo assolutamente accettarlo. L'Italia tutta non può accettarlo, non è che non può accettare Frosinone, non è che non può accettare l'ANCE di Frosinone o l'ANCE nazionale. Per cui dobbiamo mettere mani a questo, dobbiamo monitorare questo modo di fare, perché è giusto che sui nuovi appalti ci sia una regolarità, ci sia anche l'introduzione che pare che adesso è stata messa, quella della revisione dei prezzi, ma noi intendiamo addirittura metterla in modo strutturale, perché non possiamo assistere alla volontà di qualcuno che vaglia questa revisione dei prezzi e sì, si è alzata del 5%, si è alzata del 7%, si è alzata dell'8%, si è ribassata. È impossibile. Noi abbiamo un aumento dei prezzi che è sotto gli occhi di tutti, quindi è facile. Facile individuare quant'è la percentuale di aumento della materia prima, per cui se riusciamo a mettere in modo strutturale la revisione dei prezzi, noi stiamo tranquilli tutti. Perché dobbiamo rincorrere queste cose? Voi dovete sapere che noi stiamo aspettando l'aumento della revisione dei prezzi dei lavori eseguiti del 2021. Oggi siamo nel 2023, quelle povere imprese che aspettano questo aumento dei prezzi. E dipende che percentuale è, dipende che lavoro hanno fatto, altrimenti a quest'ora quelle imprese non le troviamo più, e noi, un paese moderno come il nostro, non può assistere a queste cose. E il termometro dell'investimento è positivo, non è negativo, l'abbiamo detto anche prima. Diciamo che le gare di appalto ci sono, bisogna, come ho detto, monitorarle, perché devono essere fatte in modo corretto, altrimenti si rischia che addirittura a qualche gara d'appalto non ci risponda nessuno. C'è una problematica, secondo me, sulla piattaforma nazionale per il trasferimento dei fondi agli enti locali.
perché ci sono gare di appalto che sono state aggiudicate, i cantieri sono stati aperti, avviati, hanno preso l'acconto, ma non riescono a prendere il SAL. Perché, non perché non mancano i soldi, ma perché c'è una burocrazia così farraginosa che non permette il trasferimento dei fondi dal nazionale direttamente agli enti locali, ai comuni, alle province, eccetera. E questo non è possibile, altrimenti blocchiamo i cantieri. Da una parte io sono entusiasta perché sembra che dei fondi ci sono messi a disposizione, per cui delle gare vengono fatte. Però dall'altra parte, se poi ci troviamo di fronte a queste cose, e quindi io ho qualche preoccupazione in merito. Ecco perché noi stiamo facendo, diciamo, oggi l'iniziativa di un tour per coinvolgere anche non solo i professionisti, che sono quelli che poi hanno fatto quei famosi progetti per prendere il finanziamento già col meno 10. Quindi noi li vogliamo sul tavolo, perché gli vogliamo dire perché hai fatto questo, perché ti comporti così, quando ti devi comportare in quest'altro modo, è giusto fare in quest'altro modo. Poi vogliamo possibilmente, sperando che vengano gli amministratori e i funzionari pubblici, perché insieme dobbiamo capire perché di queste cose, perché non è possibile. Allora, da una parte ci sono i soldi a disposizione, ci sono le tranche che l'Europa mette a disposizione e speriamo che di prenderle, però dall'altra parte dobbiamo erogare, perché io assisto a queste cose, dei colleghi che mi dicono: Presidente, noi non riusciamo a incassare, perché non perché il Comune non ci vuole pagare, ma perché c'è la mancanza di trasferimento dei fondi. Questo non è possibile.